Sicurezza e legalità, ambiente e crescita economica sono i temi del corso di formazione La Buona Politica, organizzato a Salerno da Mara Carfagna, ministro per le pari opportunità. È da tempo che io sottolineo come sia importante procedere insieme. Non ci sono ragioni per arrivare a scontri e contrapposizioni che debbano compromettere un percorso comune. Possono esserci opinioni diverse, posizioni diverse, ma l'obiettivo deve essere uno e deve essere comune a tutti, quello di rafforzare il nostro partito, di aprire il partito, di spalancare le porte del partito a tutti coloro che hanno qualcosa da dire, che hanno qualcosa da dare, che hanno un contributo da portare. Hanno partecipato il ministro dell'Interno Roberto Maroni, che ha parlato di legalità, il ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo, che ha discusso del futuro del PDL, e il ministro dell'Istruzione Maria Stella Gelmini. Noi stiamo lavorando assieme al nostro nuovo segretario sotto la guida del Presidente a un nuovo PDL che sappia raccogliere le sfide del nostro tempo, e la stagione congressuale che si aprirà dopo il tesseramento a mio avviso è una stagione di grande speranza. Un partito non si può portare avanti con i nominati dall'alto, quindi questa è la grande rivoluzione che stiamo cercando tutti insieme di portare avanti, cioè un partito che sia rappresentato dal basso. Lo abbiamo sempre richiesto, adesso finalmente c'è questa possibilità attraverso un tesseramento che ovviamente deve essere vigilato. Ricette nuove per garantire a questo Paese la crescita, la mobilità sociale e opportunità per i giovani pari a quelle che hanno avuto i loro genitori. Con le ricette della sinistra non si va lontano, occorre puntare sul rilancio della scuola, sul rilancio del merito, sul rilancio degli insegnanti che hanno un ruolo fondamentale nella nostra società. Il segretario nazionale del PDL Angelino Alfano ha proposto nuove parole chiave per il partito, più militanza e impegno, e ha discusso anche del decreto sviluppo. Crediamo nella persona, noi non siamo dell'idea che lo Stato debba decidere tutto quello che riguarda ciascuno di noi. Lo Stato deve fare i mestieri indispensabili dello Stato e peraltro e per tutto il resto lasciare che la società si organizzi secondo i talenti e secondo la volontà di ciascuno e secondo il rispetto delle regole che devono solo servire ad alimentare il merito, il talento, la competizione, la responsabilità, ma non devono incidere nelle vite di tutti i cittadini, perché quella è una concezione di sinistra in cui lo Stato viene prima e sta sopra la persona. Questi sono i nostri valori. E su questi valori noi intendiamo, giocare un'altra partita, anche con un nuovo modello organizzativo del partito.